Allora, andiamo avanti puntando alla conclusione di questo esercizio d'esame. Riprendiamo ciò che facevamo martedì, ossia la descrizione dei casi d'uso. Avevamo scelto di esercitarci rispetto a questi 6 casi d'uso che avevamo identificato, di esercitarci sui 2 che erano un pochino più complessi forse, un pochino più articolati, cioè la firma della fattura e il controllo della fattura pervenuta. Prima la fattura l'abbiamo fatto la volta scorsa, il controllo della fattura pervenuta avevamo iniziato a riempire la descrizione del caso d'uso, ma ci mancava ancora la parte principale, cioè gli scenari principali e i scenari estesi. Allora, partiamo dallo scenario principale e ricordiamoci un attimo cosa deve fare questo attore primario, cioè l'ufficio della pubblica amministrazione in questo contesto. Questo caso d'uso, il controllo della fattura, va a coprire questa parte di processo, no? Nel quale l'ufficio della pubblica amministrazione vede che cosa ha ricevuto, quindi che cosa gli è stato inviato dal fornitore, e deve essere in grado di determinare, di stabilire se questa fattura è corretta o meno. Nel caso in cui la fattura sia corretta, viene, diciamo così, identificata, salvata come corretta, e poi in un caso d'uso separato lui, la persona dell'ufficio della pubblica amministrazione, pagherà e confermerà di aver pagato. Quindi questa parte qua, conferma di aver pagato, fa già parte del caso d'uso successivo, no? Del caso d'uso conferma pagamento che avevamo qua sotto. Quindi nel caso dello scenario di successo siamo qua, consulta le informazioni della fattura e conferma che queste informazioni sono corrette, punto. Invece nel caso di fattura errata, vediamo fino a dove rimango ancora dentro lo stesso caso d'uso. Il caso d'uso va avanti, cioè il processo va avanti mandando un segnale al fornitore nel quale si notificano i problemi presenti nella fattura. Problemi che avrò identificato ovviamente controllando la fattura. Quindi in qualche modo la risposta dell'utente nel caso dell'ufficio PA è sì, la fattura è corretta, oppure no, la fattura non è corretta perché, e te lo devo spiegare. Quindi il caso d'uso procede in modo leggermente diverso, perché nel caso di un no è necessario un passaggio ulteriore. Dopodiché questo signal sending, come tutti i segnali inviati, è qualcosa che viene gestito e inviato automaticamente dal sistema informativo, non richiede interazione utente. Il punto 1 fa ritornare all'editing delle informazioni sulla fattura, che sicuramente è un caso d'uso separato. Al limite potremmo indicarlo come estensione di quello attuale. Ma no, scusate, non ha senso. Mi rimangio la parola. Non può essere un'estensione perché è fatta da un attore diverso. Quindi si chiude qua. Quindi allora, vediamo il caso semplice, il caso di successo. Allora abbiamo l'ufficio della PA che deve controllare le fatture. Quindi possiamo dire che il sistema mostra l'elenco delle fatture da controllare. E cosa sono le fatture da controllare? Come fa il sistema a distinguere le fatture da controllare rispetto a quelle già controllate? Perché se scriviamo una cosa dobbiamo essere certi di poterla difendere. Le fatture da controllare, noi non abbiamo, se vado a vedere la fattura,
nulla che mi dica se è già stata controllata oppure no. Abbiamo una data di emissione in cui il fornitore ha inserito i dati, la data di invio in cui il fornitore ha deciso di inviarla, la data di pagamento che sarà indicata alla pubblica amministrazione dopo che l'avrà pagata. Manca un passaggio in realtà. Manca un passaggio che dica che la fattura è stata approvata. Adesso possiamo indicarlo magari con una variabile booleana, approvata sì o no, oppure visto che abbiamo già questa sequenza di date che vanno a tracciare i punti salienti nel ciclo di vita della fattura, potremmo immaginare di avere dopo l'invio e prima del pagamento anche la data di approvazione. E quindi se questa data non c'è, vuol dire che la fattura non è ancora stata approvata e dovremo approvarla. Se questa invece data c'è, significa che è stata approvata. E quindi in questo elenco che stavamo descrivendo prima, il sistema mostra l'elenco delle fatture da approvare, non verrà più, nel caso in cui questa data ci sia già, non viene più considerata. In realtà una fattura può essere in tre, rispetto a questo concetto di approvazione, può essere in tre stati diversi. Non l'ho ancora guardata, allora non c'era data. L'ho guardata e non è valida, allora ci sarà, dovrò inserire i problemi incontrati, il motivo per cui non è valida, oppure l'ho guardata e va bene, allora in questo caso ci sarà la data di approvazione. In qualche modo ho tre posizioni possibili. Due, quindi vedete che il concetto di coerenza, cioè ciò che scriviamo nei vari tipi di modelli, c'è sempre. A questo punto, il punto 2, l'utente, non fatemi dire l'ufficio, l'utente seleziona una fattura dall'elenco, ovviamente. Punto 3, il sistema mostra tutti i dettagli della fattura selezionata. No, ipotizzo che in un determinato istante ci sia eventualmente più di una fattura in sospeso. Ok, le prendo una per una, prendo la prima, vedo i dettagli. Il sistema a questo punto ha scelto la prima, mi fa vedere tutti i dettagli, le varie voci, il fornitore che l'ha emessa, la data di emissione, gli importi, tutto. Io farò le mie cose, i miei controlli, che magari implicano anche andare a vedere se ho fatto l'ordine, l'ordine che avevo fatto se corrisponde, ma la corrispondenza con l'ordine ce l'avrò a parte, ce l'avrò su un libro di carta, ce l'avrò su un altro sistema informativo. Quindi il tipo di controlli che faccio non sono noti, non sono visibili in questo sistema, non sto interagendo con questa videata. La videata mi sta mostrando la fattura e sotto ci sarà un bottone verde che dice tutto ok, approva. Poi ci sarà anche un bottone rosso che dice no, ci sono dei problemi. Il motivo per cui io premo sul verde e sul rosso e le azioni che faccio per capire se premere sul verde e sul rosso non sono di competenza di questo sistema informativo. Magari, come dicevo, possono richiedere che io vada a spulciare le informazioni di quel fornitore sul mio sistema informativo dei fornitori, vedo che c'è questo, è uno che lavora bene, ma non lo so. Ma di sicuro non su questo sistema informativo che si occupa puramente e esclusivamente delle fatture. Quindi, punto 4, se tutto va bene, l'utente conferma la correttezza della fattura. A questo punto è finito. Tipicamente
cosa succede qua, a questo punto non ci interessa più, cioè non c'è più niente da fare. Tipicamente se io progettate questo sistema tornerei al punto 1, se dopo ho controllato la prima fattura, l'utente dice ok, mi riporta l'elenco in modo che io possa velocemente scegliere una seconda e non necessariamente devo tornare dall'inizio e riscegliere la funzione. Ma questi sono poi, se vogliamo, dettagli di come funziona la navigazione nel sito, di cui noi non ci stiamo occupando in questo corso. Se proprio uno vuole essere pignolo, mi sembra quasi noioso scrivere che è 5, il sistema conferma che l'utente ha confermato. No. Quindi finisce lì secondo me. Questo è il caso normale. Ovviamente il grosso del lavoro è nascosto tra il punto 3 e il punto 4, no? In cui questo impiegato della pubblica amministrazione deve riuscire a capire se tutti i dati della fattura sono tutti corretti o no. Ma è lavoro che non compete al sistema di fatturazione, di gestione delle fatture. Ok. Estensioni. Quindi in quali modi questo scenario si può sviluppare, quali modi diversi da quello principale che abbiamo descritto. Allora, passo 1, il sistema mostra l'elenco delle fatture da controllare. Alternativa, vabbè, questo l'abbiamo già visto la volta scorsa, non ci sono fatture da controllare. Facile. 1A. Dai, non ci sono da controllare. Termina con fallimento. Fallimento morbido, perché in realtà non c'è nulla che è andato storto. Semplicemente l'obiettivo non era raggiungibile perché non c'era niente da fare. Vabbè. Se invece c'è almeno una fattura, vabbè, verrà elencata. Passo 2, l'utente seleziona una fattura. C'è un elenco di voci, non può fare altro che selezionarne una, non gli offriamo molte altre opzioni. Ovviamente le opzioni che lui può sempre prendersi, indipendentemente dal fatto che noi glielo offriamo o no, che lui abbandoni il caso d'uso. Quindi sia nel punto 2 che nel punto 4, lo chiamo chiamate Z, l'utente abbandona. E vabbè. O annulla. Però nel caso, a meno che lui non abbandoni, cosa che può sempre fare quando è il suo turno, perché non è incatenato alla sedia, l'unica altra cosa che può fare è selezionare una fattura. A questo punto il sistema mostra tutti i dettagli della fattura selezionata, quindi io ho un utente che c'è un elenco di fatture, ci sono, esistono. Lui ne ha selezionata una e dopo che lui l'ha selezionata il sistema può o mostrare i dettagli di quella oppure quali alternative ci sono in questo caso. Non ne vedo. La fattura c'era, te l'ho mostrata, tu l'hai scelta. Non vedo errori che possano, anomalie che possano intervenire in questo punto. Quindi non trovo alternative al punto 3. Mentre invece trovo un'alternativa forte al punto 4. Il punto 4 dice l'utente conferma la correttezza della fattura, oppure no. Oppure 4A, l'utente indica che la fattura è errata. Quindi schiaccia un bottone che dice fattura non corretta. A questo punto non posso cavarmela dicendo fallimento o conclusione oppure vai al punto 1, perché a questo punto devo fare un'azione in più che prima non era prevista, che era quella di inserire la motivazione. Dove le scrivo queste cose? Ho bisogno di dei passaggi in più tra il punto 4 e i successivi nel caso A. Allora questo, se abbiamo bisogno, no, di articolare l'azione
che segue un'eccezione, lo possiamo fare ad esempio 4A.1, no? Articolandolo in questo modo. Dentro il caso 4A ho dei passi che si devono svolgere, punto 1, punto 2, punto 3. Poi volendo uno potrebbe avere l'eccezione all'eccezione, cerchiamo di non arrivarci. Allora, nel caso in cui l'utente indica che la fattura è stata errata, adesso chi tocca? Tocca al sistema. Il sistema chiede la motivazione. A questo punto l'utente 4A, passo 2, e dai con questa cosa qui. L'utente inserisce la motivazione. Motivazione, e ho finito. A questo punto termina con fallimento. Fallimento perché? Perché l'obiettivo era verificare la correttezza e io non ho potuto verificare la correttezza perché non era corretta. Dopo che l'utente ha inserito la motivazione, si dice confermandolo ovviamente, ok, salva, è finito, quella fattura lì scompare, non è più da guardare, non è più da gestire dal punto di vista dell'ufficio della PA, che tornerà, come diceva il diagramma dell'attività, in mano al fornitore che la deve modificare. Nel processo sappiamo che nel momento in cui io faccio questo, il sistema manderà anche una mail in automatico al fornitore, ma questo non lo vediamo perché non ci coinvolge dal punto di vista dell'interazione. È un'azione che il sistema compie in automatico a valle, a seguito di queste due azioni che ha fatto l'utente, cioè dire di no che non era a posto, 4A, e poi inserire, descrivere la motivazione, 4A2. Ok? Ah, questo è il tipo, il livello di descrizione. Professore, prego. La nostra intention in context è verificare la correttezza della fattura. Con i passi qua, dal 4A al 4.2, noi verifichiamo la correttezza e diciamo che è scorretta. In teoria dovrebbe essere un termine con successo, perché noi soddisfiamo il nostro, la nostra intenzione è quella di capire se è corretto oppure no. Posso anche essere d'accordo. Sì, è una questione di interpretazione del verificare, no? Io, per come l'avevo inteso io, verificare, sono contento se la verifica ha buon esito. Quando vai in esame e ti hanno bocciato, puoi chiamarlo che è stato un successo perché è verificato che non era sufficiente. È un modo molto positivo di interpretare la vita, certo. No, cioè, comunque sono d'accordo, cioè, il verbo verificare si può interpretare in due modi. Per essere più... Sì. Dovrei dire qua conferma la correttezza della fattura, allora sono... Quindi voi quando uscite di casa non dovete dire vado a dare un esame, dovete dire vado a superare un esame. Ok? Ok, così non ci, abbiamo risolto anche la possibile sfumatura sul significato di verificare. Ok. Allora, questo è il livello di dettaglio, grosso modo, no, a cui dovete diciamo, descrivere la narrativa di un caso d'uso. Questa era... erano relativamente brevi, non semplici, perché chiedeva un paio di ragionamenti, ma era abbastanza breve.
Quindi abbiamo visto modello concettuale, modello di processo, modello dei casi d'uso, descrizione dei casi d'uso. Ci rimangono gli altri due punti che sono i mockup e i KPI. Allora, partiamo dai mockup, direi, perché siamo già vicini. Io proporrei di fare, dunque, da queste due da quale volete partire? La firma o il controllo? Partiamo dal controllo che ce l'abbiamo fresco in mente. Allora, vediamo un attimo se il wifi ci assiste oggi, cosa che non è mai successa, ma allora, prendiamo un nome che si chiama fattura PA. Diamo una sigla, controllo fattura pervenuta, chiamiamolo CFAT, controllo fattura. Quindi, tanto per dare un nome ai casi d'uso che sia stringato, chiameremo CFAT, passo 1, CFAT, passo 2, eccetera. Allora, costruiamo i mockup necessari a implementare questo caso d'uso. Allora, proviamo a contare quanti sono i mockup. Immaginiamoci la navigazione del sito. Uno è la videata possibile, l'elenco delle fatture. Uno A è un'altra videata possibile. Il messaggio d'errore: non ci sono fatture. In realtà 1 e 2 vanno insieme, nel senso che sulla videata 1 l'utente può selezionare. Quindi avremo un mockup per 1 e 2, per il passo 1 e passo 2, un altro mockup per il passo 1A, che è diverso, la videata è diversa, il contenuto è diverso. Poi ci sarà un mockup per i passi 3 e 4,
che contengono tutti i dettagli della fattura e il fatto che l'utente prema il bottone sì, verde, e in realtà anche per il passo 4A, perché l'azione che fa l'utente per indicare che la fattura è errata sta nella stessa pagina che è stata generata al passo 3 e che è anche la stessa sulla quale l'utente dice che la fattura invece era corretta. Quindi 3, 4 e 4A, questi tre passi li condensiamo, no, in un unico mockup, in un'unica videata. E poi rimarrà l'altra, c'è cioè la pagina A1, A2, 4A.1 e 4A.2, che corrispondono all'inserimento della motivazione. Il passo cosiddetto Z, l'utente abbandona, lo mettiamo, non richiede un mockup a parte, ma sarà semplicemente un bottone a nulla che avremo cura di mettere su tutte le pagine. Quindi fate ciascuno il mockup che faremo, prende un pezzo di questo. Ok. Allora, il primo, abbiamo detto, è il passo 1 più 2. Un mockup che, ricordiamoci sempre le domande che dobbiamo farci prima di cominciare a disegnare un mockup. Quali sono le informazioni che il sistema fornisce all'utente? 1. E 2. Quali sono, diciamo così, le modalità che devo predisporre nella pagina affinché l'utente possa fornirmi l'informazione che mi serve al sistema. Quindi l'informazione che do a te, utente, e ti predispongo dei campi in modo che tu, utente, possa dare delle informazioni a me, sistema. Queste sono le due dinamiche diverse, due direzioni di scambio informativo che sono riassunte in un'unica pagina. Quindi, ah no, ero qua, bravo. Partiamo da una finestra web di un browser, scusate, un browser window, nella quale dobbiamo indicare l'elenco delle fatture. Quindi ci possiamo mettere un titolo che ci ricordi cosa stiamo facendo. Controllo fatture, controllo fatture corrisponde a un elenco, dicevamo, di fatture, quindi un blocco di testo in cui posso dire fattura del 1 gennaio 2015 di ABC SRL per euro 15.000, fattura del 8 gennaio 2015 16, siamo rimasti indietro, di Politecnico di Torino per euro 5.000 e così via, no? Fattura di ieri del 13.01.2016 di GTT SPA per euro 250.000, quelli non si muovono per meno. Allora, questa prima parte può modellare, catturare la frasetta che dice: il sistema mostra l'elenco delle fatture, che sarebbe il punto 1 del nostro caso d'uso. Poi il punto 2 dice invece: l'utente seleziona una delle fatture. Quindi su questa stessa videata
io devo permettere, devo aggiungere degli elementi di interazione che permettono all'utente di selezionare una fattura, una sola, esattamente una da quelli, tra quelle presenti nell'elenco. Allora, a questo punto chiediamoci dal punto di vista dei widget grafici, delle convenzioni grafiche, che cosa dobbiamo adottare. Allora, innanzitutto io qui ho disegnato un semplice elenco di testo. Potrebbe essere una tabella, nel senso che le varie voci sono incolonnate, non mi cambia tanto. Questo presuppone, il fatto di mostrarlo così, presuppone che il numero di fatture che devo elencare siano poche, 10, 20 al massimo. Se già fossero di più, 100, 200, non basta elencare tutte in modo brutale, bisogna anche fornire la possibilità di filtrarle, ordinarle per qualche criterio. Quindi bisogna già complicare di più questa pagina dando delle funzioni di consultazione interna alla pagina. Questo va bene se l'elenco è gestibile, se ho 10 voci le vedo a colpo d'occhio e scelgo quella che voglio. Se avessi 100 voci non basta, non è semplice vedere un elenco, dovrei strutturarlo meglio. Però è abbastanza coerente con le altre scelte che avevamo fatto, no? Pensavamo magari il piccolo ufficio arriva la notifica e te la vai a vedere, magari è quello di cui fa giorno. Dopodiché, quindi, l'elenco lo penso completo, penso di visualizzarlo in modo completo e non parcellizzarlo. Se fosse un elenco più lungo avrei due modi di gestirlo. Uno, o gli metto un filtro davanti, cioè casca che di testo davanti, qui scrivo qualche cosa e mi fa vedere solamente le fatture che corrispondono a ciò che ho scritto. E quindi mi restringe un elenco molto lungo a un sottoinsieme di cose che mi interessano. Oppure, l'altro modo che si usa per gestire, per ridurre elenchi molto lunghi, è la paginazione. Cioè ti faccio vedere i primi 10 e poi sotto metto due bottoni avanti e indietro per vedere gli altri. Tutto questo, quindi queste dinamiche di come funziona la pagina, stanno dentro qua, mostra l'elenco delle fatture. Se questo elenco è fatto da 1 a 20 voci va bene così, se è fatto da 50 a 200 voci va più complicato. Quindi è nella scelta di come rendiamo graficamente, visivamente, l'elenco da mostrare. L'utente seleziona una fattura. L'altra metà. Selezionare è un verbo che dice ha un insieme finito ed esplicito dichiarato di opzioni e riesce a dire una, mette una in più che non c'era. Selezionare, questa è la lista, prendere o lasciare una di queste. Come faccio a rendere possibile la selezione di una di queste fatture? Io ci vedo proprio graficamente, no? Tre modi. Poi magari a voi viene in mente il quarto, un quinto. E poi scegliamo quale. Il primo modo è rendere ciascuna di queste fatture di per sé un link. Quindi se non sbaglio si facciamo così il link. Vediamo se non sbaglio. Infatti non si fanno così. Scusatemi, eh. Ah, con le parentesi quadre, scusate, quindi l'ho dimenticato. La sintassi per fare il link qua dentro. Quindi rendo ciascuna di queste voci un link. Il fatto che l'utente selezioni una di queste voci significa che clicca sul link corrispondente. Ok?
è un modo. Un altro modo che mi viene in mente, lo scrivo sotto, quindi duplichiamo questo, così facciamo due o tre alternative in modo che possiamo scegliere, è mettere a fianco, quindi questi non sono più link, ma a fianco di ciascuno posso mettere un radio button, vuoto, immaginatelo con un bottoncino vuoto perché non te lo fa vedere, fa così. Vabbè, non ha voglia di farlo come voglio, di cui uno potrebbe essere spuntato. Quindi io ho una serie di bottoni di cui ne scelgo uno. I radio button sono fatti in modo che quando ne scelgo uno ovviamente gli altri si deselezionano. E poi a fianco metto un bottone, mi serve anche un bottone, che mi confermi la selezione. Quindi, caso 1 mi serve la seconda fattura, ci clicco sopra. Caso 2 mi serve la seconda fattura, seleziono il bottoncino a fianco, posiziono il pallino nella seconda e poi scrivo schiaccio selezione. Facciamoli meglio. Qui dopo il paragrafo di testo e il radio button sono eccolo qua visivamente molto meglio, diciamo che ce l'ho pieno, questo è quello che intendete. Alla fine fa la stessa cosa, eh? L'effetto netto è sempre lo stesso, seleziono una voce tra un elenco di tre. Poi c'è un altro modo ancora di poter fare la stessa cosa, è quello di ripercorrere l'elenco senza link mi fa una riga vuota e a fianco di ciascuna voce mettere un'azione tipo controlla, fatemi prendere più spazio perché sennò non ci sto più. Questi due li spostiamo più in giù. Ce la faccio, eh? Prima o poi. Così. Quindi ho un elenco simile al primo e l'azione di scegliere quale fattura voglio controllare è data da un bottone a fianco di ciascuno di questi. Queste sono, pensando anche un po' appunto a quello che si vede in giro, sono tre modalità che troviamo per scegliere una voce o un elenco.
ci sarebbe anche una quarta modalità, una tendina. Ma quando voi dovete a volte scegliere, scegli la provincia, scegli la regione, c'è la tendina tra cui scegli. In questo caso non sarebbe corretto applicarla. Perché? Ma perché una tendina nasconde tutte le voci meno una. È adeguata una tendina quando io so già quali sono le voci che ci sono lì dentro. E quindi devo selezionare, senza rubare troppo spazio, la voce che c'è. Ma le scelte le conosco già a priori. I mesi dell'anno, le regioni, le province. E quindi non ha senso sprecare spazio e farmele vedere tutte, tanto si dà per scontato che tu le conosca. Poi invece no, le devo vedere, anzi, il punto 1 diceva proprio mostrami l'elenco, non nascondimelo. Quindi in questo caso non si applicherebbe. No, se avessimo 100 scelte in una tendina non ci starebbero, avremmo un elenco che magari possiamo filtrare e poi scegliere una voce cliccando su un elenco, una voce dell'elenco. La tendina non la puoi fare con 200 voci, no? Già a volte quando mi chiedono le province italiane, che sono un'ottantina, vedi quella tendina è già difficile, se provi a aprirla sul cellulare ti perdi. Ok, dal punto di vista funzionale fa la stessa cosa queste tre. Quale preferiamo per noi? La 2 è un pochino più, è l'unica che richiede due clic. Quindi da un lato è più lenta, perché devo prima selezionare la voce e poi fare la selezione, dall'altro è più sicura, tra virgolette, cioè evito che per un clic sbagliato mi vada a prendere una fattura sbagliata. Ma se anche mi andasse a prendere la fattura sbagliata, che male c'è? Cioè questa azione è un'azione che ha delle conseguenze, andare a vedere la fattura, no. No? Se fosse un'azione in cui scegli, che so, l'indirizzo di spedizione, conferma, allora se poi ho scelto quello sbagliato è un problema. Quindi questa scelta qui, la 2, che richiede una doppia interazione, quindi obbliga l'utente prima a pensare cosa vuoi farlo, la vedrei più adatta quando l'azione che si compie è un'azione dispositiva, diciamo così, cioè che fa succedere qualche cosa. Questa è semplicemente informativa, quindi va benissimo, ma mi sembra fin troppo, no? Protettiva in certo senso con molti utenti. Preferirei in questo caso probabilmente la prima o la terza opzione, che sono molto simili tra di loro, tra l'altro possono anche essere combinate volendo, può avere una tabella con a destra il bottone, ma se tu anche cliccassi sulla voce va bene lo stesso. Qual è il vantaggio della terza rispetto alla prima? Beh, lo svantaggio della terza rispetto alla prima è evidente, occupa più spazio. È più pesante, più complicata. Il vantaggio della terza rispetto alla prima è che è più esplicita. Cioè, se c'è scritto controlla, quando clicco è per controllare. Dall'altra parte c'è un link, la fattura è un link. Cosa mi fa fare su quella fattura se clicco su quel link? Vabbè, me la fa controllare, c'è scritto sopra il rosso, controllo fattura. Però è scritto in un'altra parte, no? Non è lì. Mentre faccio il click, è il click stesso che sto facendo che mi dice cosa sto facendo. Cosa sto volendo fare. Un citofono, c'è il bottoncino a fianco del nome, no? Poi ci sono quei citofoni sadici dove l'elenco dei nomi, poi scrivi 17 se vuoi chiamare quello lì, eccetera, no? Separa l'informazione che uno voglia fare da quella esecutiva, e ovviamente nessuno
a piacere ad usare quegli strumenti. Quindi qui stiamo, per carità, so finezze, nel senso che, come dicevo già prima, tutti e tre vanno bene. Se pensiamo a un utente più continuativo, che usa sempre il sistema, che sa già come funziona, io sarei per la prima, che è molto più diretta, a meno overhead, occupa meno spazio. Se invece vogliamo aiutare un pochino di più l'utente, potremmo usare la terza. Si somigliano moltissimo. Ecco, l'unico errore forse che ho fatto è nella seconda, mi rendo conto adesso, questo seleziona è una presa in giro. Cioè, è ovvio che sto selezionando. Questi sono i radio button, che cosa servono i radio button? Per selezionare. Allora ho sprecato l'opportunità di dire qualcosa di furbo. Ho detto una cosa che era ovvia. Meglio scrivere, come ho scritto dopo, controlla. Controlla quella che hai selezionato, ovviamente. Cerchiamo sempre di dare alle azioni un nome che rappresenti il significato. Noi non stiamo facendo un film horror, non aprite quella porta. Stiamo dicendo che nel momento in cui tocchi la maniglia sai già cosa c'è dentro la porta. Devi dare tutti gli indizi affinché quando lui clicca sul bottone sappia già che cosa succede. Ok? Allora, questo è il nostro mockup. Scegliete poi, le lascio tutte e tre così rimane, diciamo così, traccia del ragionamento. Io non metterei la seconda in questo caso, come vi dicevo, ma la prima e la terza devo dire che non ho motivi per scattare né l'una né l'altra a priori. Dicevamo che questa ci serve per implementare il passo 1, il passo 2 possiamo, anzi dobbiamo anche però tenere conto dell'eccezione del passo 2, cioè il 2z, l'utente abbandona. Questo è facile da fare, una volta per lezione deve succedere questa versione psichedelica di Windows. Eccolo qua. Questo ce la caviamo facilmente mettendo in calce ad ogni pagina un bel bottone del tipo annulla. In fondo alla pagina, che vale sempre, permette di uscire. Ok, questo qui lo salviamo chiamandolo, come l'abbiamo chiamato? Allora, il caso d'uso, abbiamo dato la sigla controllo fatture, CFAT, controllo fatture, qui stiamo coprendo il passo 1, 2, 2Z. Non vuole la virgola, no? Cosa che non gli piace. Ah, la virgola non gli piace, vabbè. 1, 2, 2, Z. Ok? Poi, passo 3 e 4, anzi abbiamo detto 3, 4, 4A. Il sistema mostra tutti i dettagli della fattura selezionata. Quindi abbiamo, duplichiamolo così, scelto la fattura del Politecnico, quindi tolgo questo, tolgo tutto questo, lascio la nulla in fondo, perché mi farà il 4Z. E a questo punto do tutte le informazioni su questa fattura.
darò l'emittente, darò la data, darò l'importo, poi sono le informazioni sulla fattura, la data di emissione, il conto corrente, l'IBAN su cui pagare, poi cosa avevamo come informazione della fattura, il fornitore l'avevamo detto, scusate, ho scritto emittente, devo scrivere fornitore, e anche qua il fornitore magari lo scrivo su più righe perché ci metto tutte le informazioni sul fornitore, andando a pescare da qua, e poi ci sono le varie voci della fattura. Le varie voci sono la descrizione 1, importo 10 euro, e l'IVA al 21%. Descrizione 2, l'importo 4.000 euro, con l'IVA al 4%, e magari fa il totale quello, non lo so. Qui sono le varie voci di cui è composta la fattura. Beh, tutte le informazioni che ho legate alla fattura le vado a estrarre dal modello concettuale. Ovviamente la data di invio, data di approvazione, data di pagamento non ci sono ancora. La firma digitale in realtà è una cosa illeggibile, quindi non la devo mostrare. Ovviamente so che è valida, perché altrimenti non sarei arrivato a questo punto. E poi le informazioni sul conto corrente, sulle voci e sul fornitore. Questo è ciò che, adesso ho messo più o meno in bella, ciò che mostro, questa è la fattura. Riproduco a video quella che è l'aspetto di una normale fattura. E poi devo chiedere all'utente se conferma oppure se la fattura è errata. Rifiuta. Questo mi permette di coprire, in termini di step del caso d'uso, il punto 3, il sistema mostra tutti i dettagli della fattura, il punto 4, il bottone verde, l'utente conferma, il punto 4A, l'utente indica che la fattura è errata, e il punto 4Z, l'utente abbandona. Perché ho ancora il bottone annulla là in fondo. Quindi questo, controllo fattura, si chiama passi 3, 4, 4A, 4Z. Cosa mi rimane fuori? Mi rimane fuori il passo 4A1 e 4A2. Che ovviamente avvengono quando l'utente ha premuto rifiuta. Ha
Allora, anche qua mi faccio un nuovo mockup in cui a questo punto aggiungo qua sono le motivazioni del rifiuto e una bella casella di testo. Textarea, scusate, no, text input è una riga sola, devo prendere la textarea che è di più righe. Quindi in questo caso diciamo che me la sono immaginata così. Schiaccio il bottone rifiuto, arriva una pagina in cui le informazioni sulla fattura ci sono ancora, o ci sono di nuovo perché è una pagina diversa, e però al posto dei bottoni è comparsa una casella di testo in cui devo scrivere la motivazione del rifiuto. E poi salvare, convocare. Poi sempre ovviamente il bottone annulla che mi permette di dire no, lasciamo perdere, sono sbagliato, ci ripenso domani. Ma la ridondante mettere nelle informazioni la fattura di nuovo fornitore da importo, se già so qual è la data, qual è il fornitore che è l'importo. Oppure sono dati che si tendono da fonti diverse, cioè magari quelle informazioni. Dici quelle che sono sulla prima riga e quelle che sono sotto? Esatto, diciamo. Allora, la prima riga io potrei anche averla non messa, esclusa. Io l'ho solo riportata per continuità rispetto alla prima pagina. Cioè io ho cliccato su un link e mi ritrovo esattamente lo stesso link come titoletto della pagina successiva. Sì, ma però queste informazioni qui sono tutte sotto. Sì. Quindi praticamente quello lì è una sorta di identificativo della fattura, cioè, ma qualcuno gli deve aver messo delle informazioni per identificarle. Quindi queste informazioni qua gli ha messo il fornitore. E quindi diventano ridondanti. Sì, sono le stesse. Sì, sì. Sì, questa riga qua puoi anche benissimo non metterla. Sì, sì. Perché tanto le informazioni ci sono anche qua. Se vuoi la differenza potrebbe essere che magari sopra sono abbreviate, mentre sotto sono più dilungate, quindi a colpo d'occhio mi ritrovo, ma sono d'accordo con te, sono ridondanti. Sono immaginiamo cosa. Come dice elenco numerato, fattura 1, uno clicca, vede quali sono le informazioni. Sì, però io qua non ci scriverei fattura 1 o fattura 18, perché fattura 18 se non ho l'elenco che me le fa vedere tutte non mi dice nulla quel numero. Però sono d'accordo, non è fondamentale la presenza di questa prima riga perché tanto le informazioni ci sono comunque sotto in quel blocco di testo. Allora, diamo solo il nome a questo blocco qua che si chiamava controllo fatture. Abbiamo detto che andiamo a prendere gli step 4A1, 4A2 e Z sempre. 4A1, 4A2 e 4Z. Se vogliamo in termini di navigazione, non fatemi mettere tutti i link, non voglio perderci troppo tempo adesso, ma qualunque cosa io clicchi qua, oppure qua sotto, mi deve portare dal primo mockup al secondo, salvo annulla che ovviamente mi deve portare fuori. Sul secondo mockup, se clicco su conferma, esce, mi porta fuori, se clicco su rifiuta mi porta qua sotto.
e poi sia che io clicchi conferma che annulla mi deve uscire perché il caso ormai è completo. Nel caso di, però questo è un di più che non c'è scritto nel caso d'uso, di conferma qua in fondo oppure già di conferma qui, un buon punto in cui andare è tornare all'elenco in cui probabilmente non ci sarà più, anzi di sicuro non ci sarà più la fattura che abbiamo appena confermato oppure dichiarato illegittima, scorretto. Posso sempre fare annulla e poi la riscelgo. Come lo chiameresti? Cioè lui vuole un bottoncino da qualche parte qua che dice ma no, ma non volevo davvero rifiutarla, quindi fammi tornare qua a decidere. Però annulla no, perché annulla annulla tutta l'informazione. Mi sono sbagliato? Non saprei come dare, no? L'immediatezza dell'informazione, come? Ah, può tornare indietro col browser, da qua, sì. Torna da lì. Ma il tasto indietro me lo vedo con una serie di pagine che vanno avanti e indietro, no? Che richiedono un po' di dati per volta, quindi non me lo vedo una navigazione orizzontale ma quasi più un approfondimento. Un modo potrebbe esserci, molto visuale, che giocare su questo bottone rifiuta. Allora, nel momento in cui io clicco il bottone, posso lasciare il bottone, far comparire lo spazio delle motivazioni e poi una X da qualche parte che chiuda questo spazio delle motivazioni. Ma in ogni caso lascio sempre presente quest'altro. No? Questo si può fare, proviamo a farlo così in... Quando io faccio rifiuta, mi compare, in qualche modo visivamente legato col bottone, non so se mi convince, proviamo a farlo. A volte c'è già, anziché mettere un titolo, scrivo già dentro il testo, sapete che compare in grigio, finché non premo, compare una scritta che è un suggerimento. Potrebbe essere. Ma come mi permette di chiudere? E poi un altro bottone. Che conferma il rifiuto. Questo potrebbe essere un modo, no? Sono qua, cliccando su rifiuta, mi fa capire che un rifiuto non lo posso fare così, ma devo aggiungere delle informazioni che poi salvo, e poi se mi sono sbagliato, qualche indicatore, ad esempio questo, che mentalmente mi fa chiudere questo, ma praticamente mi fa tornare al passo prima. Potrei anche fare un'operazione, ancora di rinforzo, di disabilitare questa conferma. Secondo me viene bene. Sono qua, clicco su rifiuto e
quindi posso solo a questo punto scrivere motivazioni e confermare questo. Questo bottone non è più abilitato. Se però chiudo questo, torno indietro e diventa di nuovo abilitato il verde. Questo potrebbe essere un modo di aggiungere una funzionalità in più rispetto a prima. Possiamo tornare dietro di un passettino mentre prima non potevamo farlo. Di questo la cosa che non mi convince tanto, sinceramente, è che non so come chiamare questo bottone sotto. Perché conferma si chiamava da questo verde. Questa sarebbe la conferma del rifiuto. Però non posso chiamare di nuovo rifiuta. Invia. Ok, però è un po' debole. Sarebbe chiudi, ma chiudi non ha l'indicazione che chiudi e invia. Invia, potrebbe essere. Rimanda al mittente. Ah, prendiamo invia. Perché avere due bottoni con lo stesso nome e significati opposti nella stessa pagina non è il massimo. Questo però, attenzione che questa X, quindi noi abbiamo costruito tutto per poter andare dietro di un passettino, è una cosa che non era prevista nel caso d'uso. È un percorso diverso. Sarebbe, a voler essere pignoli, un 4A2A. Cioè che quando il sistema chiede la motivazione 4A1, anziché fare 4A2 l'utente inserisce la motivazione, l'utente non inserisce la motivazione, torna indietro. Quindi sarebbe una eccezione al 4A2. Quindi lo chiameremo 4A 2A 2B, se non vogliamo confonderci chiamiamo 2B, che è un'alternativa ulteriore. Quindi potremmo anche indicare qua sotto 4A 2B, in cui l'utente non inserisce la motivazione, torna a 4A.1. No, scusate, non ho, a 3. Dimostra, ti permette di scegliere 4 oppure 4A. Ok? Allora, io a questo punto farei una pausa, poi facciamo l'altro caso d'uso e ci dedichiamo ai KPI. Computer.